qua. Non tutti sanno che Dugnano, tra Dugnano e Paderno, c'è, io l'ho chiamata un'isola di parchi storici, perché abbiamo tra qui in via Roma dei Capitani, poi in via, verso Rotondi c'è il Parco Monti, poi se andiamo dall'altra parte della strada ci sono i parchi di questo è il Parco Riboldi, sì. Parco Maga, che va dietro qua, c'è il parco comunque della Villa Tavecchio della Pozzi e c'è il parco della Villa Rotondi che è piccolissimo e appena sopra c'è quello Dugnani. Sì. Quindi in realtà qui c'è un'area verde vastissima che ai più è sconosciuta perché giustamente sono parchi privati, anche per fortuna perché così sono tenuti bene, e però la nostra città viene percepita spesso come un posto dove ci sono solo condomini, palazzoni, invece se guardate nella zona è difficile trovare un'altra densità così grossa di parchi, che poi non sono il parchetto comunale, sono parchi storici con dentro statue, gazebo, collinette, sono molto, voi ci siete stati, sì, mi no, confermate, sono molto belli. Bellissimo.